orecchietto. Cosa? Bicicletta. No. Ah, no, tre. Claudia, vieni qui! Claudia, vieni qui! Buonasera! Sono uno stimatissimo avvocato, non si preoccupi, le lascio il mio biglietto da visita. Domani puoi venire, l'ufficio tirare la bicicletta, è solo uno scherzo. Lei si chiama? Fabrizio Corallo! Bellissimo nome! Ah, una bella risata, bravissimo! Le vicende raccontate nel film sostengono una tesi, anzi, si fanno una domanda. Può esistere veramente un'amicizia sincera fra uomo e donna? Sì, esiste, però solo per certi periodi della vita. La risposta è no, almeno non nel caso della storia che si racconta. Questa secondo me è una risposta bella, fra l'altro con dietro una barca che abbiamo fatto partire proprio, cioè l'aiuto regista l'ha fatta partire proprio adesso per sottolineare anche la forza delle teorie che ho appena espresso. Da questo che faccio l'actrice per dare gli schiaffi. Avvoca, sapete perché sta sempre occupato sulle scene? Perché qua che uno non si riesce la porta sul suo palato di su. Ci siamo capiti? Salgo un attimo a controllare sul posto. La storia narra le vicende di questo signore, avvocato, trasferito a Trani da tempo, che frequenta da circa 4 anni una carissima amica. Il rapporto tra Letizia Castà e Fabio Luigi viene proprio articolato in questo senso, cioè sono i protagonisti di un'amicizia vera. Poi è chiaro che le cose si complicano quando si scoprono altri sentimenti. Ma secondo te io sono sbagliata? Sincero? Completamente. È una donna che ha paura dell'amore e fuggi sempre come una volpe che si lascia mai prendere. Volevo qualcuno che la pensasse in modo diverso da noi, una straniera, una che ci avesse una mentalità diversa, che l'amicizia forse la reputava veramente possibile tra uomo e donna. Lei si è proprio dedicata al ruolo e al film con una passione pura. Per fare questi due personaggi non c'è complicità, come si fa? Allora noi siamo subito aperti, subito. They say an end can be a start, feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day never ends, I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny, I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore, I don't even know what love is. A un certo punto lei decide di fare un ballo scatenato, a me dedicato, poi andrà sicuramente visto al cinema, perché insomma decide di levarsi un po' di indumenti, insomma non è che abbia dovuto poi recitare più di tanto, ci credevo io, quindi speravo fosse, non fosse solo il film, insomma. Sì. No! In questo film io recito con donne meravigliose, è una fortuna che mi è capitata, io l'ho presa subito al volo. Trovato? Ho preso la porchetta. Un personaggio caratterizzato dicendo parlando abbastanza veloce, perché comunque è una persona che ha tante tantissime cose da dire. E parlando così veloce, ovviamente, però capisce tutto, eh. Ciao, grazie di tutto, bellissimo. Ti chiedo pace, stai male, si c'è nasta. Io ho capito Cesenasta, che è Cesenasta? Giovanni mi ha chiamato qualche mese fa dicendo sto scrivendo un film e ho pensato a un ruolo per te. E io ho detto che cosa devo fare? Devi virare tuo marito. Non mi venire a dire che hai ritrovato un'amica con la quale parli bene, perché sennò io impazzisco, non ci credo e te lo taglio. Lui si trova in una fase della sua vita per la quale, insomma, riesce a vedermi, per cui divento per un momento la fidanzata di Francesco. Con Fabio era quasi impossibile trattenere le risate, soprattutto quando fa quelle espressioni che sono veramente troppo buffe, ed era difficile rimanere seri. Fa per te, lo sai, sì. Quello è innamorato perso. Ma che cazzo dici? Francesco, il mio amico. Ma quale amico? Io credo che la cosa è che c'è diverse forme d'amore. L'amore puro con un uomo, con una donna. E l'amore con un amico può essere molto forte. Le impressioni di tutti sembrano più buone del solito, per cui spero che il film sia esattamente come ce lo aspettiamo. Cioè, divertente, romantico, bello e piacevole.